Ciao, buongiorno a tutti, sono Vanessa, chef di La Sanamente Cucina Naturale e oggi in collaborazione con Cantine Tinatti andremo a vedere una ricetta facilissima, senza glutine, molto leggera, adatta anche per chi ha problemi con i lieviti. È la pizza di quinoa. Andiamo a vedere gli ingredienti. Ci servirà della quinoa che io ho ammollato tutta la notte in acqua fredda, dell'aceto di mele non pastorizzato, del succo di limone appena spremuto, delle erbe fresche, io qui ho timo, rosmarino e origano, dell'aglio in polvere, ma andava benissimo anche dell'aglio fresco, e poi qualche ingrediente per guarnire. Qui abbiamo dei pomodorini pachino, dei peperoni gialli spadellati leggermente con un goccino di olio, sale e pepe, delle carote a rondelle leggermente sbollentate proprio un minuto su e giù dall'acqua per ammorbidire la fibra, e dei friarielli ripassati in padella con olio, peperoncino, sale. Il procedimento è facilissimo, andiamo a vedere come si fa. Ci servirà un frullatore abbastanza potente, quello che comunque abbiamo a casa va benissimo. Basterà solamente aggiungere all'interno del mio frullatore la quinoa ammollata. Oltre alla quinoa ammollata andrò già a mettere gli ingredienti per l'impasto, rispettivamente l'aceto di mele, un pochino di succo di limone, tutte le mie erbette fresche, l'aglio in polvere, anche qui QB, quanto basta o quanto voi desiderate. Andiamo a prelevare anche un pochino di sale marino integrale e acqua naturale a temperatura ambiente. Andiamo a frullare fino a raggiungere una pastella simile a quella per i pancake. Una volta che abbiamo affrullato, questa è la consistenza della nostra pastella, guardate. Io mi sono già preparata due teglie da forno. Sono due piatti circa del diametro di 26 cm, 24-26 cm. Andava benissimo anche una teglia rettangolare da lasagna, non vi preoccupate. Ho steso della carta forno leggermente bagnata per farla aderire meglio al mio piatto e adesso andrò a mettere il mio composto e poi andrò a infornarlo abbastanza sottile. Andrò a giocare per dargli una forma quasi perfetta con il mio piatto. Ecco qua, guardate che bella base. Andiamo a infornare per 20 minuti a 200 gradi. Forno ventilato, dopodiché andiamo a girare, quindi andiamo a capovolgere ed infornare per altri 10 minuti. E poi vi farò vedere come sarà la base della nostra pizza. Guardate, è passata mezz'ora, quindi la base della pizza è meravigliosa, non so se vedete che sottile, e è pronta per essere farcita. E quindi noi andiamo ad utilizzare gli ingredienti che vi ho elencato prima, facendo dei cerchi concentrici, cercando di dare l'idea di un meraviglioso arcobaleno, anche se purtroppo non abbiamo sette tipologie di verdure differenti, ma comunque cercando di dare un po' di colore alla nostra pizza. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a ricreare tutti i cerchi concentrici. Guardate che meraviglia, tutta coloratissima. Se avessi avuto anche del cavolo cappuccio viola l'avrei spadellato, avrei messo anche quello, adoro il colore viola su questo tipo di pizza, o anche perché no della barbabietola rossa scottata in acqua e sale. 10 minuti ancora in forno, andiamo a mettere magari anche un goccino d'olio o adesso prima di infornare o a crudo e poi vi faccio vedere il risultato finale. Non vedo l'ora di assaggiarla, vado ad abbinarla ad un vino di Cantine Tinatti, un negro amaro rosato del Salento proveniente dai vigneti di Brindisi e di Taranto. E ha, come vedete, un colore meraviglioso, un colore rosa tenue, e al naso presenta meravigliosi profumi di ciliegia e di melograno. Si abbina benissimo a un mix di verdure e anche, perché no, a un piatto di pizza. Qui li abbiamo tutti e due. Cin cin!